Ben ritrovati in diretta dagli studi di San Giovanni Rotondo. Siamo su Padre Pio TV, questo è Just Today. Oggi è martedì 24 gennaio e, come anticipato, abbiamo un'altra graditissima ospite per parlare insieme con lei di attualità, di temi importanti. Lei è Pegamo Shirpur, che mi auguro di aver pronunciato bene. Furbescamente l'ho detto molto velocemente, in maniera tale da non essere capito, però fortunatamente la nostra regia farà scorrere il sottopancia che vi darà, vi restituirà con precisione chirurgica nome e cognome di Pega, che è in videocollegamento con noi e che ringrazio per la disponibilità a voler fare questa chiacchierata con noi stamattina. Benvenuta Pega, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie mille. Eccoti, bentrovata su Padre Pio TV. Tu sei un'attivista di diritti umani e digitali. Che cosa vuol dire oggi essere un'attivista di diritti umani e digitali? Vuol dire essere sempre più in allerta perché, come vediamo, non in tutto il mondo i diritti sono rispettati come siamo abituati, per esempio qui in Europa, a pochi chilometri da noi, non solo in questo caso per esempio verso l'Iran, ma anche in altri paesi, c'è una negazione forte dei diritti umani, quelli che per noi sono, diciamo, dalla libera espressione, dalla libera stampa, oppure arrivare fino al digitale, appunto al libero accesso a poter usufruire e entrare nel mondo di internet, cosa che ovviamente non ovunque è garantita questo accesso. Internet, come dicevamo stamattina in apertura, è uno dei potenti mezzi di comunicazione della società moderna e, come sottolineavi tu, però non tutti possiamo usufruirne allo stesso modo. Facciamo un focus su di te. Tu sei lucana, di origine iraniana e, tra i tuoi tratti biografici su internet, appunto, leggo questa bellissima introduzione. Sei nata tra i racconti del libro del re è cresciuta tra i versi della Divina Commedia, una bellissima descrizione che poi ci restituisce quanto oggi dovremmo essere innanzitutto cittadini del mondo. Grazie. Sì, perché se non fosse stata per la cultura io non avrei neanche trovato questa mia dualità tra le due culture, quindi è grazie alla cultura che ho messo insieme vari pezzi e quindi sono quella che appunto sono oggi. Sei laureata alla magistrale di ingegneria edile architettura e lavori come consulente tecnologica in Ernst Young, meglio conosciuta al mondo con il suo logo che è sintetizzato dalla sigla EY. Sei una multipotenziale, poi magari spiegheremo anche che cosa significa, e una nomade culturale. È europeista con esperienze trasversali e, come detto, ti occupi di diritti umani e digitali e ovviamente in quest'ultimo periodo il tuo impegno è stato intenso proprio a favore dei diritti umani per i cittadini della tua nazione d'origine che è l'Iran, per i motivi che tutti quanti conosciamo. Quando pensavo a te in questi giorni, vedendoti molto molto impegnata, mi domandavo se ti resta del tempo in questi giorni per tirare un po' il fiato. Sono giorni che ti hanno vista davvero molto impegnata, viste le coincidenze e gli appuntamenti a livello internazionale che hanno visto tante persone come te impegnate sui fronti molto caldi della protesta contro il regime autoritario dell'Iran che soffoca i diritti umani. Ti avanza un po' di tempo in questi giorni oppure no? Non c'è momento che non pensi a quello che sta accadendo di là, quindi no. Sappiamo che tutto è partito qualche mese fa con un evento tragico che riguarda la figura di Mahsa Amini, uscita morta da una sessione di rieducazione, come viene definita in Iran, che appunto ha scosso le coscienze
di tutte le persone che hanno a cuore i diritti umani. Anche per te quello è stato un evento decisivo per scendere in campo o eri già attiva da prima? Sui temi, diciamo, digitali o di diritti di genere, ero già attiva dai tempi dell'università, quindi diciamo, sono attivista da più tempo. Sull'Iran, appunto, è stato uno shock che ha scosso il mondo. E quindi da lì ho deciso di vertere tutta la mia comunicazione solo sulla questione iraniana e anche per descrivere com'è l'Iran, perché non si sa molto su questo paese, su come nasce, come arriva a quella che è oggi e perché arriva a oggi. Quindi ho deciso appunto in lingua italiana, appunto, di raccontare quello che succede perché non c'era abbastanza informazione, e, con i suoi pericoli anche perché comunque l'esporsi porta anche delle conseguenze, ma bisogna parlarne perché non bisogna lasciare nel buio quelli che sono le vittime, ma quelli che sono anche, per esempio, le persone arrestate in questo momento. Dobbiamo essere la loro voce e la loro luce per appunto non abbandonarli e chiedere che tutta la comunità internazionale si muova affinché succeda qualcosa di davvero forte per gli iraniani. Noi apprezziamo tantissimo il tuo coraggio e il sentimento di profonda stima che nutriamo per te. Ecco, è stato uno dei motivi che ci ha spinto a chiederti di parlarci appunto del tuo impegno a favore dell'Iran. Un impegno che sta prendendo corpo proprio attraverso i social, perché ci consentono quotidianamente di rilanciare messaggi importanti e di farlo su scala internazionale, perché questo è il tema di queste ultime settimane, no? Non abbandonare il popolo iraniano a se stesso, far riecheggiare con forza la voce, no, sull'importanza dei diritti umani a qualsiasi latitudine del nostro mondo. Tu personalmente quali canali social utilizzi maggiormente? Instagram perché in Iran è utilizzato più Instagram, quindi proprio per una scelta di condivisione dei contenuti sono più presente su Instagram, ma anche sugli altri social, proprio per avere un pubblico un po' più ampio e poter far arrivare le nozioni a più persone possibili. Bene, invitiamo i nostri telespettatori quindi a cercarti su Instagram, Facebook oppure LinkedIn, gli diamo anche qualche secondo, noi ci fermiamo soltanto un attimo, poi ritorniamo con te a parlare di questi temi importantissimi. Rieccoci tornati in diretta su Padre Pio TV dagli studi di San Giovanni Rotondo. Abbiamo in collegamento con noi Pegam Oshirpour per parlare di diritti umani e digitali. Pega è un'attivista che da sempre è impegnata su questi fronti, in maniera particolare negli ultimi mesi a seguito delle notissime vicende che stanno riguardando la popolazione iraniana. Pega, correggimi se sbaglio, una delle attività, delle azioni più importanti che hai fatto in questo senso è stata la lettera ai rettori delle università italiane. Sì, era il 3 ottobre quando, dopo un episodio molto grave che era successo a Teheran, dove nell'università Sharif sono stati, diciamo, imprigionati i ragazzi per alcuni giorni, e, insomma, quindi nel Tempio del Sapere avvenivano insomma, azioni molto violente, cose che, insomma, dovrebbe tutto il mondo indignarsi. E,
inviato una lettera alle università italiane proprio per avere innanzitutto un supporto per quello che stava accadendo, quindi il loro supporto e sostegno per la protezione di un altro diritto umano che è il diritto allo studio, e dall'altra parte chiedevo anche di aiutare gli studenti iraniani che si trovano in Italia ad avere una diciamo, maggiore flessibilità. Mi spiego. I ragazzi nel momento in cui finiscono il proprio percorso universitario comunque devono tornare in Iran e come abbiamo visto, insomma, può essere anche pericoloso rispetto a quello che è successo allo studente, l'ex studente di farmacia di Bologna, che purtroppo tornando in Iran ha dovuto affrontare le manifestazioni e purtroppo è morto. Quindi, proprio perché è difficile aprire un conto in banca, è difficile poter trovare un posto cui chiedere, diciamo, quindi essere affittuario, oppure è difficile trovare anche dei lavori semplici per potersi mantenere, ecco, chiedevo che le università spronassero un po', diciamo, la burocrazia o che si facessero un po' da garanti per gli studenti che sono qui per farli restare qui e non farli tornare in Iran almeno per ora. Comunque le università hanno risposto e la lettera poi è finita alla CRUI, che è stata discussa ed è stata approvata ed è finita anche su Scholars of Risk. Quindi qualcosa insomma è stato fatto, ma diciamo, da un punto di vista di sostegno pratico bisogna ancora fare molto. C'è stata la Regione Puglia che ha espresso la sua volontà di voler trovare appunto delle borse di studio per indirizzarle agli studenti iraniani, però insomma stiamo attendendo che finché qualcosa si possa muovere davvero. Ecco, la tua riflessione ci spinge a ribadire il concetto che quello che era partito come un urlo a difesa delle donne in Iran poi in realtà è esteso come movimento a tutela di tutti i diritti umani in favore di tutto il popolo iraniano. Non stiamo parlando più solo delle donne, ma di uomini, bambini, adulti, anziani, giovani che in questo momento stanno ecco, con grande coraggio affrontando questa dittatura spietata. È sacrosanto il diritto all'attenzione internazionale, a un supporto internazionale in un mondo ormai sempre più connesso, proprio grazie al digital, grazie ad internet, che non può voltarsi dall'altra parte. E a questo proposito, solo qualche giorno fa, un grande corteo ha sfilato a Strasburgo fino ad arrivare davanti al Parlamento europeo. Ecco, la regia ci mostrava già durante la nostra chiacchierata alcune immagini di Strasburgo, del Parlamento e del corteo. Che cosa è successo da quel giorno del corteo? Il Parlamento europeo ha effettuato qualche azione in favore del popolo iraniano? Allora, il Parlamento europeo, soprattutto la Presidente, insomma, si era espresso già nei primissimi giorni e continua a sostenere la libertà, cosa che ovviamente chiede il popolo iraniano. E, quindi la 19 si è votata questa risoluzione per mettere nella lista dei terroristi il gruppo dei Guardiani della Rivoluzione, che sono questo corpo militare che è molto potente, che è il principale autore di questi delitti e di queste privazioni dei diritti. E da lì questa risoluzione è stata approvata, quindi
Quindi adesso passerà al consiglio dell'UE per, diciamo, per avere la definitiva. E bisogna ancora spingere molto, soprattutto dai social, quindi seguire gli hashtag Iran Protest oppure seguire proprio questa comunicazione sul mettere nella lista dei terroristi questo gruppo e per chiedere, appunto, per spingere i 27 paesi membri che fanno parte che compongono il Consiglio dell'UE di votare a favore e quindi mettere questo corpo in questa lista, che comporterà comunque tantissimo, perché tutti i loro beni patrimoniali, che sono tantissimi, verranno congelati all'estero, non potranno ovviamente fare tutto quello che fanno, e quindi sarebbe molto di aiuto per arrivare a un ulteriore passo, cioè quello di liberarsi da questo regime in maniera totalmente pacifica, perché vediamo le persone, il popolo non è armato, anzi è l'unica cosa che hanno, appunto, questa parola, che è la parola libertà che utilizzano. E noi siamo convinti che anche il tuo impegno in questo senso possa essere molto importante, il tuo e quello dei tanti giovani che con coraggio stanno affrontando questi momenti molto delicati per il popolo iraniano e noi tutti siamo a supporto e a difesa dei diritti umani, come già detto, il motivo per cui siamo veramente felici di poter ascoltato dalla tua viva voce questa preziosissima testimonianza. Siamo alle battute conclusive, ti chiederei che cosa ti auguri possa accadere nei prossimi mesi e comunque in questo 2023 che è appena incominciato. Grazie, ovviamente l'augurio è quello di poter tornare in Iran, in un Iran libero, e che possa tornare alle sue origini culturali soprattutto, quindi nel raccontarsi come paese, come cultura, come popolo di quello che è da sempre stato, dai tempi dell'impero persiano fino ad oggi, perché noi abbiamo conservato comunque quella che è la nostra lingua, le nostre tradizioni, la nostra cultura, e questo che vorremmo appunto riprendere e restituire al mondo. Noi ci associamo a questo auspicio e ci auguriamo appunto che si realizzi presto questo desiderio e magari ecco, ci auguriamo anche di ritrovarci tra qualche mese, non di più, a poter raccontare più buone notizie, più belle notizie rispetto ai tristi fatti di cronaca che hanno arricchito ecco, i notiziari di tutto il mondo che si sono occupati di Iran negli ultimi mesi. Ti ringraziamo ancora una volta per essere Grazie stata mille a voi. con noi, per averci regalato la tua preziosa testimonianza e ti auguriamo buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Grazie Pega. Grazie mille a voi, grazie per l'invito e buona giornata. Linea alla regia e non andate via.